IdeaWebTV.it, buonasera, siamo a un nuovo ma anche consueto appuntamento con Antonio Bertolotto e con il suo viaggio in Italia. Buonasera. Come andiamo? Tutto bene, lei dove si trova? Buonasera a voi, sono a 5 km da Arezzo. 5 km da Arezzo, infatti ci eravamo proprio lasciati la scorsa settimana, aveva come obiettivo la cittadina toscana. E com'è andato il viaggio? Che cosa le è successo in questa giornata? Una simpatica giornata, quasi tutta giovanile, ho incontrato tanti giovani, ragazzi e ragazze, molto incuriositi dalla mia camminata. Questa è anche una zona che, diciamo, una zona di vino, una zona agricola, è un po' come nel Cuneo, la crisi è arrivata un po' tardi e si sente molto poco. Però questi giovani, ben informati, perché anche loro non è che sentiranno in casa, eccetera, erano, diciamo, di un preoccupato lontano. Infatti un po' tutti mi dicevano: ma si parla che il lavoro è sempre più difficile trovarlo, io però fortunatamente mio papà ha l'azienda, mio papà qui, mio papà là. Sono quasi tutti i ragazzi che ho incontrato che hanno le famiglie con delle attività agricole e questa crisi la sentono di meno. E poi il settore olio e il settore vino, e qua in Toscana tira, perciò ho passato una giornata che da quel lato lì è stata meno oppressiva. La cosa è molto più sentita nelle grandi città, cioè la realtà e nelle grandi città dove ci sono fabbriche, dove ci sono servizi, dove tutto è sceso di drasticamente di consumo, e allora lì si sente forte. Nelle province e nelle aperte campagne, nei paesini, io ho passato nei paesini da 200-300 abitanti, roba piccolina, e con un'economia legata strettamente alla parte agricola, e poi questa è una parte agricola molto ricca. Certo, ovviamente. Meno male che ci sono ancora angoli del paese dove la crisi, forse la grande crisi non avranno mai, perché bene o male con la loro attività riescono a superare il problema. Tengono botta, diciamo così. Sì, poi ho trovato un signore che produce filo di lana e mi ha detto: guardi, io non sono mai andato così bene perché sto aumentando le esportazioni, vendo in Germania, vendo nel nord Europa, vendo negli Stati Uniti, e siamo pochi perché ho solo 4 dipendenti fissi e poi tutto il terziario, che tutta gente che faccio lavorare fuori, e diamo il lavoro fuori, però non mi è mai andata così bene, e questa è un'altra notizia che le posso dare oggi. Più che altro perché appunto forse è proprio l'estero che ci può salvare a questo punto. Eh sì, l'esportare. Esportare, assolutamente. Esportare. Sì. Perché noi abbiamo qualità e riapprezzata all'estero, ce la pagano anche bene. Benissimo. Senta, si sono, alla fine i ballottaggi si sono conclusi. A Roma, come sappiamo, ha vinto Marino. Che cosa ne pensa? Mi ricordo che lei era stato molto attento alle elezioni romane della capitale. Sì, difatti gli ho fatto gli auguri ieri tramite la televisione romana. Gli auguri al sindaco. Chi vince deve sempre essere, diciamo, il vincitore. Speriamo che non si ripeta come tante volte in Italia, chi perde poi dice: continuo a fare la politica. Okay. Bisogna che chi vince possa governare e possa, con l'augurio, mantenere le cose che ha promesso. Benissimo, il discorso che abbiamo fatto l'altra volta di mantenere le promesse. Domani dove si dirigerà dopo Arezzo? Domani vado a Cortona. Cortona. Arezzo Cortona. Che da Arezzo sono quanti chilometri? Ma guardi, stamattina ho fatto 30, sono 30 chilometri da Montechiavi fino adesso praticamente. Uh-huh. E Cortona sono 28, mi pare. Perfettamente in linea. Ho qua l'elenco, dunque 29 chilometri. 29 chilometri, quindi perfettamente in linea con i programmi. Benissimo. E ha qualche dedica particolare oggi? Ha pensato oggi qualcuno? La dedica particolare è al rispetto del prossimo. Tutto dalla TV romana, che a Roma ha scoperto una truffa sui invalidi ciechi, e questo non è rispettare il prossimo, perché il vero cieco, il vero invalido fa fatica ad avere il contributo di aiuto, e poi c'è gente che non lo è e si frega questi soldi. Questo non è una cosa da 2013 in un paese civile. Sì, malcostume. Perciò oggi lo dedico al rispetto del prossimo. Noi come sempre la ringraziamo, ci sentiamo domani, la facciamo riposare, quindi ripartirà da Arezzo, ricordiamolo, per andare a Cortona, e nulla, il suo viaggio continua, noi continueremo ovviamente a seguirla domani. Speriamo in bene che il Signore ci assista. Benissimo. Un saluto a tutti, grazie. Grazie mille, buonasera Bertolotto. Grazie a voi.